Allora, c'era Metello che voleva dire qualcosina, poi vediamo se vuol parlare Bob Inchilwood o qualcuno del pubblico. Parla pure. Io volevo dire tre cose molto brevemente che mi colpiscono nei nostri discorsi di stamane. Le prime due sono come ci siano dei concetti, delle nozioni che secondo me uniscono, sono dei punti di unione, almeno per il mio modo di cercare di raccogliere le idee, tra aspetti clinici, aspetti sociali, aspetti del nostro sviluppo, aspetti anche della vita politica. Robert ha parlato di una nozione, io adesso la dico come sono capace, ma non, che la chiamiamo una questione di individuo-società. Individuo comunità. Diego Napolitani, nel fare le prime comunità terapeutiche, ha scritto diversi lavori, individualità, comunità. Chi lavora in istituzioni comunitarie vede come è un problema molto complicato, soprattutto se non si fa una comunità con carattere disciplinare. E una comunità con carattere disciplinare è molto facile. Uno guarda un po' di volte Full Metal Jacket e poi riproduce il film. Una comunità che abbia un carattere terapeutico è un po' più complicato. Nella comunità che io dirigo abbiamo varie unità, però che convivono, abbiamo 50 pazienti, ognuno con delle proprie problematiche. Abbiamo cercato di sviluppare quelli che dei colleghi, amici della scuola romana, di Claudio Neri e di Stefania Marinelli, chiamano dei gruppi pseudo-omogenei. Perché questo vuol dire avere, focalizzarsi su un'area tematica, il disturbo da psicosi, oppure su un'altra area tematica, il disturbo di personalità. Allora, questo tema individuo-comunità, individualità-gruppalità, individualità-vita sociale, per me è un concetto, una struttura portante, come i muri maestri nelle case. È una struttura portante della vita sociale, è una struttura portante di una istituzione che voglia essere terapeutica, è una struttura portante nel nostro percorso, di crescita. Perché chi ha fatto dei figli, io sono stato attento perché avevo paura, ma Robert che ha avuto quattro mogli e 18 figli, per esempio, ha fatto tutta una fatica a tirarli su tutti i 18, ad insegnarli. No? Credevo che fosse andata così, no? È andata diversamente, dice. Io mi permetto di scherzare un poco con Robert perché è proprio un English gentleman, io sono un italiano che ogni tanto gli fa qualche scherzo per vedere se sta attento. Allora, questo tema individualità, gruppalità è un tema per me molto importante, molto significativo, che fa parte della storia della psicoanalisi, ma fa parte della cultura delle comunità terapeutiche. L'altro tema, secondo me, molto importante è
un dibattito intorno al concetto di scelta e al concetto di libertà. Quando alcuni mesi fa c'è stato, e io chiedo scusa se dico delle cose che casomai gli potranno irritare qualche collega, ma fa parte della democrazia del pensiero questo. Quando alcuni mesi fa c'è stato delle trasmissioni alla televisione sulla legge Basaglia, c'è stata una trasmissione intitolata La libertà è terapeutica. Forse alcuni di voi l'hanno vista. Io ho cominciato a grattarmi la testa, se non altro perché chi ha letto Il disagio della civiltà, c'è un concetto centrale nel disagio della civiltà. C'è una bella edizione del disagio della civiltà pubblicata da Einaudi con la prefazione di Stefano Mistura, che è un collega a Piacenza, è stato un collaboratore di Basaglia, ha diretto il dipartimento. Comunque, indipendentemente da questo, la prefazione, vi cito questo testo di Einaudi perché Stefano ha scritto 30-40 pagine molto interessanti ed è un'edizione, secondo me, il disagio della civiltà è un testo prezioso. Nel disagio della civiltà c'è un concetto centrale. Gli uomini cedono una parte della propria libertà e in cambio ottengono qualche cosa dalla collettività. Freud usa il termine tedesco che è la Siegerheit. La Siegerheit, da tradurre in inglese, è molto complicato perché vuol dire, per quello che ho studiato io, vuol dire tre concetti, vuol dire la certainty, la safety e la security. Non è farina del mio sacco, queste sono le osservazioni che ho potuto avere una volta in una conversazione con Zygmunt Bauman. Cioè vuol dire una certa sicurezza per il futuro, e qui già siamo, in questo periodo storico mi sembra che stiamo traballando, una certa sicurezza per se usciamo la sera e passeggiamo. Qui forse andiamo meglio che passeggiare di notte in Africa, perché in certi paesi è difficile tornare a casa. E una certa sicurezza che se veniamo chiamati davanti alla giustizia, la giustizia è paritaria per tutti. E qui avremo anche forse qualche cosa da riflettere, perché in questi momenti ci sono dei soggetti che violano le leggi internazionali e si discute se devono andare, perché occupano un posto in Parlamento, possono anche persino dire a dei bambini state al mare, navigate liberamente, morite per le nei mari affogate, fatti vostri. Allora, il concetto di libertà, al di là di aspetti problematici o polemici, opporre, è un concetto che, per esempio, si produce nella nostra vita sociale, si concretizza nella nostra vita sociale e si concretizza anche per chi gestisce una comunità terapeutica, perché Maria, non credo che tu dai una completa libertà ai pazienti che gestiscono, soprattutto se sono adolescenti, ti metti dei freni e cerchi di fargli capire come mai, perché è un aspetto della pedagogia, è un aspetto del nostro lavoro clinico, sono questi due concetti, il problema della libertà e il problema della vita, individualità, gruppalità, sono per me due aspetti
che valgono per i processi di crescita, le situazioni sociali, il nostro lavoro di terapeuti. Lo dico perché mi sembra che ci siano stati nell'aria, questi, sia nell'interpretazione del discorso che ha fatto Robert, come nel discorso molto colto e molto ricco che ha fatto Pier Francesco. Per me sono problemi sono problemi quando leggo i giornali, perché mi danno l'angoscia leggere i giornali la sera, ma sono problemi nella gestione della casa e della comunità che dirige. Resta l'interrogativo di dove stiamo andando, perché e qui è un tema di cui se ne parla sempre al bar tra colpi. Però a me capita frequentemente, direi tutte le settimane, di sentire dei genitori che mi telefonano, che mi dicono, non dicono in questo modo, ma il concetto è: mio figlio fino a, o mia figlia fino a 17-18 anni, sembrava stare bene, adesso la stanno ricoverando in un repartino, lo shock degli esordi. Qualcuno ha detto qualcosa? No, è una situazione estremamente scioccante. Forse era illusoria l'immagine che aveva un genitore che il proprio figlio o la propria figlia stesse bene, però sta di fatto che comunque è per tutta la famiglia un enorme shock l'esordio. E devo dire che a me capita con una frequenza ragguardevole il fatto di ricevere telefonate di genitori scioccati dall'esordio, non sapere che cosa fare, non sentirsi smarriti e via di questo passo. La mia preoccupazione resta il fatto, io ho due preoccupazioni, una per la mia istituzione, cioè mi spiacerebbe che un'istituzione che ho curato per 35 anni restasse castrata, perché non so, ho una certa refrattarietà, non mi piace tanto l'immagine della castrazione, da leggi che dicono i psichiatri non servono, i psicoterapeuti non se ne parla neppure, serve personale paramedico, perché è la fine del percorso delle comunità terapeutiche, del lavoro delle... E l'altra preoccupazione ho per quello che sento raccontare dei colleghi che lavorano nel servizio pubblico, che quello che raccontano a me ricorda l'immagine di Charlie Chaplin in tempi moderni, triturato in una serie di ingranaggi in cui avanti un altro, prego. Allora, lei sì, quanto? 20 gocce di Lexotan e 30 di Elopran, ci rivediamo tra 21 giorni. Lei che cosa? Cioè, la perdita del valore dell'anamnesi. Io sono cresciuto su... Il mio primo anno di lavoro io ho fatto anamnesi. Oggi come oggi c'è una pubblicità delle GAF e delle ONOS. Che non so se tutti in sala sanno che cosa sono, ma sono come i quiz, quelli per la patente di guida, no? Scale di valutazione, ma le più orribili scale di valutazione americane, perché ce ne sono di scale di valutazione interessanti, quelle sono veramente la cosa più stupida per valutare. Pubblicizzate in leggi regionali, secondo me, come dire, poi va bene così, tanto poi andremo in pensione, abbiamo tanti abbiamo i capelli bianchi, ecco, per
quindi, però credo che il tema del disturbo psichiatrico e della sofferenza del disturbo psichiatrico resterà comunque. Grazie. I'm in conflict because there's so much one could say about it. Sono in conflitto perché le cose da dire sarebbero così tante. At the same time I think it would be so useful to hear what from the audience. Nello stesso tempo sarebbe utile sentire cosa qualcuno ha da dire dall'auditorio. So, I think, Paolo, it might be better to have some discussion and then I could have a few minutes to respond as well. Sì. Suggerisce di sentire se c'è qualcuno nell'auditorio che vuole dire qualcosa prima, poi dopo vediamo. Qui c'è sul tavolo il microfono, se qualcuno volesse dire qualcosa. Tanto vediamo, per lasciare un po' di spazio all'uditorio. Le cose dette sono così tante che è difficile focalizzarsi su qualcosa adesso. Allora, il mio pensiero in questo momento è questo, cioè individuo, comunità. Io mi ispiro, nel momento in cui ho detto che sono gruppo analista, mi ispiro a questi due autori che vanno a costituire l'insieme del concetto, che sono... ecco, buonanotte. Che sono mi viene in mente il nome, Books, ecco, grazie, Norbert Elias e Sigmund Books. Norbert Elias è questo sociologo che è stato mandato via dalla comunità dei sociologi perché era atipico, nel senso che considerava una continuità tra l'individuo e il sociale e viceversa. Quindi l'individuo costruito anche attraverso il sociale e il sociale costruito attraverso gli individui. Quindi, detto questo, voi capite che la comunità in quanto tale può essere terapeutica una volta che viene organizzata in un certo modo e può essere generatrice di sofferenze e di malattia psichica se organizzata in un certo altro. In questo momento della mia esistenza considero in particolare... dato che, come anche dice Carpolani, un altro autore di questo gruppo, è Economy Embedded in Society, ovvero sia l'economia che è completamente assorbita dal sistema sociale e quindi una oikos nomos, una regola della casa che ci vede in una posizione reciprocamente paranoica, nel senso che l'utilizzo delle risorse, quello che la oikos nomos vorrebbe fare, quello di cui la Cosnomo si occupa, l'utilizzo delle risorse, è organizzato in una forma inimica che ci rende nemici, cioè o vinci tu e perdo io o viceversa. Questo è il modello economico nel quale viviamo e quindi determina, a mio parere, gran parte delle relazioni. Quindi è l'esatto contrario della comunità terapeutica in un certo senso. Ecco. Quindi questa discussione sulla comunità che può produrre benessere per le persone mi pare cruciale in questo momento storico, proprio anche per contrastare quello che viceversa sta succedendo, ovvero sia viviamo in una comunità che ci rende, che ci produce sofferenza psichica. Ecco, questo è il pensiero che volevo comunicare, che mi frulla nella testa da quando è cominciata la conferenza e quindi... che cosa dire? Dopodiché chiedo un commento al nostro Bob Hinshelwood. I would like to have your comment. Vabbè. Giacomo Gatti. Sono Giacomo Gatti, medico, psichiatra, analista, 40 anni di esperienza, vengo da Roma. E ho avuto il piacere e la sofferenza di assistere in tutti gli anni all'evoluzione della psichiatria romana e quindi italiana. Io sono molto pessimista per l'immediato futuro, soprattutto per quanto riguarda il campo istituzionale. Pensate, facendo un volo pindarico, che per quanto riguarda l'assistenza in termini di prevenzione, di terapia e di riabilitazione dei tossicodipendenti,
non esiste, se non forse a Bologna, una comunità pubblica istituzionale per i tossicodipendenti. Tutto gravita ancora nel privato. E anche sul piano, pare che ci sia un movimento di riassorbimento delle tossicodipendenze nel campo della psichiatria, perché furono espulsi i tossicodipendenti per motivi veramente e meramente distruttivamente politici. Ma a parte questa digressione sulle tossicodipendenze, volevo riprendere il discorso appunto delle comunità, del futuro delle comunità nello spazio pubblico. È una previsione nefasta, perché, come hanno detto sapientemente i relatori di questa mattinata, qui c'è un problema di regressione totale di tipo politico-culturale. Da una parte la psicoanalisi internazionale, che asserisce l'origine sociale della mente, e il precursore di questo concetto attuale lo ritroviamo nel situazionismo della prima ora del nostro vecchio Sullivan. Però poi nella pratica che cosa si è determinato? Lo ricordava Kemberg nel 2011, quando qui, non in questa sala, ma in una sala più grande, disse Kemberg che purtroppo bisogna dare una grossa responsabilità al discorso della quasi espulsione della psicanalisi nell'agire terapeutico istituzionale, perché gli istituti psicoanalitici sono rimasti per decenni estremamente e rigidamente chiusi in se stessi. Lo ha detto Kemper, io nel mio piccolo lo convalido, e questo ha dato spazio a momenti oltremodo difensivi rispetto alla cultura psicanalitica, che è stata espulsa a favore di un cognitivismo utile, ovviamente. Io non sono contro il cognitivismo, anzi, recentemente si creano anche ponti di comunicazione tra l'impostazione cognitivista e l'impostazione psicanalitica. Mi diceva l'amico Paolo Migone che Kemberg l'anno scorso o quest'anno è venuto a Roma a discutere appunto con i cognitivisti. Non vorrei perdere adesso il filo del discorso. E quindi io mi ricordo quando ero assistente al centro di igiene mentale di Latina, io con altri colleghi andavamo nelle campagne laziali a visitare gli psicotici. A Roma un servizio che si piccava di essere un super servizio territoriale, più o meno recentemente, ha nella sua programmazione di intervento che lo psicotico deve andare al servizio. Quindi noi andavamo nelle campagne. A Roma attualmente lo psicotico, il matto, deve essere portato al servizio. Insomma, io ho fiducia comunque che la psicanalisi possa essere integrata nel sociale e istituzionale, però attualmente sono pessimista. Vi ringrazio. Grazie. I suoi problemi sono tantissimi. Quello che si staglia, uno dei più importanti, è quello economico, politico economico. Il fatto che adesso, come diceva Metello prima, che lui sente moltissimo che in certe regioni perlomeno i tagli sono pazzeschi e le comunità che ci sono devono, non dico chiudere, ma diventare dei cronicari, perché vengono licenziati gli psichiatri e gli psicologi in sostanza per motivi economici. Ma, vieni. Mariangela Pierantozzi. Mi chiamo Mariangela Pierantozzi e volevo portare una mia piccola esperienza personale. E mi ricollego all'ultimo oratore. Anch'io sono molto pessimista per la situazione in cui siamo. Io ho lavorato 25 anni nei servizi pubblici, poi mi sono ritirata nel privato per poter lavorare in modo psicodinamico e psicanalitico con i pazienti, e
voglio denunciare che nonostante io faccia una libera professione, continuo ad avere dei rapporti con i centri di igiene mentale della provincia di Bologna soprattutto, ma non solo, quasi tutte le volte mi sono trovata a sentire la follia che usciva dalla cornetta del telefono, cioè la follia degli operatori solo nelle risposte a delle richieste di collaborazione. Non vi sto a spiegare come, ma delle cose orribili. In più, quando sono andata qualche volta a portare dei miei pazienti psicotici trattati solo privatamente con un trattamento psicodinamico, mi sono scontrata con un paternalismo, con un individualismo, con una ottusità dei nuovi operatori, quindi qui c'è di mezzo anche l'università di come prepara gli psichiatri, veramente destruente e umiliante. Mi sono sentita dire durante il colloquio che la psichiatra ha fatto con il mio paziente, perché doveva essere inserito in una struttura di riabilitazione e doveva passare per il pubblico, perché il privato era messo al bando, no? Come privato non poteva intervenire, e quindi andavamo a questuare in missione in questo laboratorio che a Bologna è molto bello e molto famoso, che si chiama Psicoradio e che invito tutti ad ascoltare le emissioni radio che si trovano sia su internet che nella domenica, credo verso l'una, su Radio Capital in tutta Italia si ascoltano. E questa psichiatra mi ha detto: ma scusi, ma non a me, perché non mi considerava neanche, pur essendo presente al servizio, al colloquio, ma scusi, ma lei come si è curato? Dico: ma il mio paziente, io mi sono curato 18 anni con la dottoressa, abbiamo fatto 2 colloqui alla settimana senza saltare nessuno, perché io ci credo molto, e adesso mi sento molto meglio, tanto che non sento più le voci, tanto che esprimeva le sue cose. Questa dottoressa, questa psichiatra, ha detto: mi meraviglio molto, lei sarà guarito per qualche altro motivo, perché la psicanalisi, la psicoterapia psicodinamica non servono assolutamente a curare le psicosi. Questo è quello che io ho sentito. Allora, riflettendo e ascoltando gli oratori di oggi, che sul discorso tra individualismo e comunità, io credo che, a parte il discorso universitario che ha buttato fuori e non ha mai accettato la psicanalisi al suo interno, mentre in altre nazioni come la Francia la psicanalisi è un punto centrale della psicopatologia insegnata nelle varie, appunto, nelle varie università, nelle varie sedi, e le cose non è che vadano meglio, ma un pochino meglio che da noi, sì. Posso dire che mentre quando io lavoravo ormai 35-40 anni fa nei servizi di igiene mentale di questa provincia, di questa regione, c'era un'idea di comunità tra gli operatori che era molto importante, si discuteva sempre insieme, si aveva sempre una, non dico mattutina, ma quasi, discussione sui casi e sulle modalità di affrontare ogni caso. E certamente che si andava a casa nelle campagne, anche sperdute, sono d'accordo. E quindi c'era un'idea di gruppo di lavoro. Adesso non c'è più, c'è solo l'individualismo dell'infermiere che deve andare a casa, che deve telefonare alla famiglia, che tu ti metti davanti alla porta ed aspetti, e c'è scritto accettazione, ti sbatte la porta in faccia perché lui deve fare la chiamata a casa, e sono 9:30, 10 di mattina, quindi orario di lavoro. C'è una funzione che gira intorno ad ognuno, alla vita di ogni operatore separatamente dagli altri. E i centri di igiene mentale sono diventati dei cronicari terribili. E finisco con queste parole: il mio paziente
E io purtroppo ho conosciuto molto tardi, perché aveva già 27 anni e quindi non era, l'esordio era stato passato in silenzio e nessuno l'aveva visto finché non è esploso in un delirio gravissimo. E adesso ne ha 45, 46 forse, 45, mi ha detto, uscendo da questa mattinata passata in questo centro di igiene mentale: dottoressa, se io fossi venuto qui dal primo giorno, io sarei morto. Finisco. Grazie. Un altro intervento. Buongiorno, Alessio Gamba, psicologo in età evolutiva e quindi credo di dire una cosa non legata strettamente agli adulti, ma che forse può essere utile. Ringraziando prima di tutto Psicoterapia e Scienze Umane perché mi ha accompagnato da ragazzino, quindi grazie. Chiuso la parentesi. Allora, cito soltanto questo passaggio, che nel 2015 in Lombardia c'è stata una riforma sanitaria che, per ragioni forse non troppo teoriche ma molto economiche, ha spostato ha costretto la realtà ospedaliera a parlare un po' di più col territorio. Questo nella direzione di legarsi anche a una dimensione di ambiente e di comuni. L'ospedale per spendere di meno, i comuni e i territori per in qualche modo costretti a decentralizzare e demedicalizzare la cura per quanto possibile. Questo, al di là delle motivazioni, ha comunque portato noi a parlarci di più con l'ambiente. E questo è stato certamente positivo, al di là delle valutazioni politiche che ciascuno può fare. È stato certamente positivo. E lavorando con l'età evolutiva, io poi gestisco anche il pezzettino delle psicoterapie in un ente pubblico, quindi non solo è cambiata la tipologia di casi che ci sono arrivati, da sintomi più, da problematiche più strettamente intrapsichiche a problematiche molto più radicate nei conflitti familiari e anche ambientali, quindi molte più coppie separate, molto più conflittuali, molti più tribunali. Per cui l'idea di una lettura per noi psicodinamica, il mio maestro è stato Bertolini insieme a tanti altri, Gianna Culas, però doveva fare i conti con una socialità con quelle caratteristiche. E quindi lo sforzo che per qualcuno in modo efficace, per altri meno, e anche quello di interagire di più con gli ambienti in cui le persone crescono, perché altrimenti noi vediamo che la psicoterapia in un ambiente di coppie altamente conflittuali è assolutamente disfunzionale e inutile. E richiamando in questo, come dire, anche l'insegnamento da questo punto di vista prezioso del lavoro con l'ambiente, con una matrice winnicottiana dove più che il conflitto rispetto alla norma e gli aspetti istintuali è l'aspetto identitario e della relazione con l'altro, per cui con i ragazzini noi senza l'ambiente ci facciamo proprio poco. La sfida è parlare con i comuni, i quali purtroppo per loro, non avendo soldi, chiedono spesso l'intervento del tribunale per normare degli interventi, per cui la situazione diventa ulteriormente aggrovigliata. Però la speranza è di poterci parlare di più con le comunità di vita per far sì che i ragazzini facciano delle esperienze, rimangano vivi nonostante le sofferenze che hanno e forse portino a casa qualcosa anche col nostro aiuto. Quando si sintetizza si può tralasciare qualcosa e poi le cose vengono nuovamente in mente. Ma secondo me poi i fattori veramente gravemente oppositivi allo sviluppo di una psichiatria vera, e quindi alla possibilità anche della comprensione comunitaria, stanno in due ulteriori precisi fattori oppositivi. L'aziendalizzazione della sanità è stata una vergogna a mio parere. Anche se la gran parte dei miei colleghi, anche non psichiatri, l'hanno digerita
in omaggio alle riflessioni freudiane in psicologia dell'io e delle masse. La massa digerisce l'assunto del capo dei capi. Un'aziendalizzazione con una cultura prettamente reaganiana approvata da un governo allora di sinistra presieduto dal signor D'Alema. E poi questa cultura nordamericana del cavolo, del DSM IV, V, in omaggio alla quale si fanno delle diagnosi veramente oscene. Io in un anno avrò visitato una trentina di persone con diagnosi di disturbo bipolare, bipolare 2, bipolare 1, credo che forse un 7-8 persone avevano il disturbo bipolare. Mi viene in mente l'ultimo caso, cioè l'ultimo caso adesso dal punto di vista mnemonico, di una mia paziente che seguo da 4 anni, che era stata appunto fatta diagnosi di psicosi bipolare e che avrebbe dovuto curarsi per tutta la vita. E questa paziente con una psicoterapia a orientamento dinamico, una seduta settimanale vis-à-vis, avendo risolto una situazione classicamente edipica, sta vivendo bene e io l'ho curata semplicemente con qualche antiansia agli inizi e una modesta terapia antidepressiva che invece all'epoca era pesante, non veniva ridotta in tempo e la paziente andava anche un po' in una condizione di ipoeccitamento che concretizzava nella mente della collega che questa fosse una bipolare. Eccoci, un'altra volta ci salutiamo. Adesso no, non porto più appendici. C'è Pellegrini però che aveva chiesto... Sarò veloce come la luce, sorry. Perché dopo c'è Pellegrini che aveva chiesto. Ok, veloce. A seguito del discorso che ho detto prima a proposito della... A proposito della questione economica come habitat negativo o comunque pernicioso, abbiamo fatto un'esperienza a Carpi di Modena insieme con il collega Giorgio Magnani, che fa parte dell'Istituto di Gruppo Analisi di Bologna, abbiamo fatto un'esperienza di applicazione del microcredito, naturalmente sto parlando di forme economiche un po' particolari, un po' speciali, fortemente basate sugli aspetti relazionali. Abbiamo fatto, 11 anni fa abbiamo cominciato, sono andata 10 giorni fa a rivederli, una cosa stupenda, perché la vicenda sta ancora funzionando. Fanno i gruppi di microcredito, adesso vi dovrei spiegare che cos'è, comunque piccoli prestiti per una piccola, per poter attivare le proprie risorse a scopo lavorativo, diciamo così. Ecco. E la cosa fantastica è che tutte queste persone, abbiamo fatto uno studio di valutazione di efficacia e efficienza e di costi, quindi, e la cosa interessante è che queste persone sono costate nel processo del lavoro fatto esattamente la metà per il Servizio Sanitario Nazionale attraverso questa formula che, se volete, un giorno vi spiego. Però la cosa molto interessante è che quello che il denaro è diventato un qualche cosa di diverso rispetto alla pura consistenza materiale, è diventato una forma di realizzazione di sé, una forma anche se piccola, piccolissima, non importa, però sono usciti da questa situazione con una piccola impresa, piccolissima ripeto, ma non importa. E questo, se volete, fa riferimento anche ad Amartya Sen, quando dice, l'economista, quando dice che la povertà corrisponde in un paese alla mancanza di sviluppo delle risorse, credo che lo possiamo dire anche dal punto di vista psichico a questo punto. E quindi mi mancava questa cosa qua, volevo dirvelo perché sono 10 anni di lavoro fantastico, grazie. Bene, intervengo perché come direttore di un dipartimento di salute mentale di questa regione credo che noi oggi sottovalutiamo il punto al quale siamo arrivati e qual è il patrimonio pubblico e privato che oggi è in atto, pur con tutte le difficoltà, e a cercare di affrontare i problemi di salute mentale dei cittadini. 40 anni fa è stata fatta la legge, avevamo i manicomi, c'erano 100.000 persone in manicomio. 4 anni fa abbiamo chiuso anche gli ospedali psichiatrici giudiziari. Questo è un sistema pubblico
di comunità che sta affrontando al suo interno tutte le problematiche. E nella comunità si gioca il patto sociale tra individuo e comunità. Un patto sociale che è basato sull'aspetto costituzionale. E questo paese nel 2016 è stato chiamato a un referendum per un cambiamento istituzionale importante. In questi giorni è in atto un dibattito sull'autonomia differenziata di 3 regioni. Allora, se la base della nostra psichiatria pubblica è il sistema di welfare pubblico universalistico ed è questo che tutti i giorni viene messo a dura prova dal sottofinanziamento, da alcune difficoltà che ci sono nell'organizzazione complessiva della spesa, è inevitabile che anche la salute mentale sia all'interno di questo sistema. E che soffra anche di un problema di finanziamento. Non dappertutto. La media nazionale dedicata alla salute mentale dovrebbe essere il 5% della spesa sanitaria. Oggi è il 3,5%. Quindi è un sistema sottofinanziato. E come funziona questo sistema? Certo, ha tanti diversi elementi che potremmo vedere anche di tipo professionale. È un sistema nel quale, oltre a tutta la rete territoriale, vi sono 29.000 posti in strutture residenziali e comunitarie. Sono tanti, sono pochi. Allora, questo paese ha 300.000 posti letto ufficiali per gli anziani. I 29.000 posti sono qualificati, sono di comunità, sono, come diceva il collega, con un alto livello di risposta terapeutica, sono dei contenitori che oggi rispondono a più esigenze sociali. Vediamo. Ma possono essere una ricchezza se diventano risorse del territorio, se si evolvono ulteriormente, se si specializzano. Allora, è un sistema sul quale dobbiamo lavorare, ma con orgoglio, dicendo anche cosa abbiamo fatto e sapendo anche indicare qual è la prospettiva di questo sistema. Ma questo sistema per prima cosa va difeso, perché la distruzione del sistema pubblico è l'elemento che poi sarà alla base del crollo, come è già avvenuto peraltro in Inghilterra, delle strutture comunitarie. Perché al sistema di welfare non c'è oggi solo il tema della sua qualità e della deriva di una sua neoistituzionalizzazione. In sistemi diversi, quello giudiziario, ma il grande altro problema che dobbiamo aver presente è il sistematico abbandono delle persone. Cioè l'idea che nessuno si faccia più cura e carico di un altro. Che emerge nella cultura come un dato naturale. Non ospitare le persone, lasciarle nei porti, non farle scendere, non salvarle. Quella è la punta dell'iceberg, dei senza tetto, delle persone, ed è la punta dell'iceberg che poi diventa il disinvestimento sul diverso a scuola. Che qualcuno domani chiederà di non tenere più in classe. Allora, dopo 40 anni dalla 180, noi possiamo dire che siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, pur con tutti i problemi. Che la salute mentale è un diritto universale, che la salute mentale è un bene comune sul quale noi dobbiamo continuare a lavorare, cercando di capire quali sono gli elementi oggi che possiamo aggiungere alla comunità. Allora, abbiamo creato in Italia 100.000 psicologi. Siamo capaci di includerli come sistema pubblico all'interno di una risposta di comunità? Siamo in grado di riportare i diritti sociali ad una effettiva fruibilità? Perché senza diritti sociali, e cioè vivere nella comunità, senza una casa, senza un reddito, senza un lavoro, senza cioè gli elementi di fondo che danno dignità alla persona, è molto difficile. Siamo capaci di capire che oggi una persona con un'invalidità che non riesce a lavorare deve vivere con 290 euro al mese? Ma siamo capaci di aderire molto concretamente a quello che le persone vivono? E questa è la sfida. E questa è la sfida
più importante, insieme alla ridefinizione del patto sociale, perché se il patto sociale, e cioè l'obbligatorietà delle cure, e dopo i fatti accaduti lo scorso anno della ragazza che si allontana dalla comunità, anche chi ha lavorato per il sostegno dei diritti, e sui diritti chiudo, ha cominciato a sostenere che forse una certa obbligatorietà di cura, forse Cendone, tutta una riflessione sull'amministrazione di sostegno. Ma noi dopo 40 anni siamo ancora in grado di dire che la libertà e il consenso sono gli elementi di fondo per la cura, che non ci può essere cura senza partecipazione della persona. Certo, con un lavoro che porta alla motivazione, al coinvolgimento. E chiudo sui diritti. Dopo 40 anni siamo ancora convinti di avergli dati tutti i diritti alle persone con disturbi mentali? O ancora resta molto da fare? Abbiamo ancora il doppio binario per quanto attiene alla giustizia penale, le persone in carcere hanno ancora l'articolo 148 per cui se uno si ammala in carcere non è un cittadino uguale a quello che si ammala per un disturbo internistico. Nell'ambito civile abbiamo ancora una serie di norme che ci obbligano anche come curanti a rispondere del lavoro dei nostri pazienti in ambito civile e penale, la posizione di garanzia. E abbiamo una normativa di legge che è più orientata ancora verso la legge del 36 del 1904 che non sulla legge 180. Allora abbiamo molto da fare, ma senza, secondo me, rinunciare agli elementi critici per difendere un patrimonio e portarlo nelle prospettive, facendo sì che questo davvero diventi bene comune non discutibile. Cioè che si afferma al di là di una situazione politica transitoria o temporanea, perché questa è in grado di cambiare le norme di fatto senza cambiarle magari sul piano legislativo. Grazie. Galli. Hey Paolo, sono 60 secondi, volevo solo chiedere scusa. Solo una cosa Pietro, ho piacere di conoscerti perché leggo sovente i tuoi articoli. Vorrei essere chiaro almeno il mio punto di vista. Io poi posso esprimermi bene o male come sono capace, ma certamente io non intendo nei miei interventi e nel promuovere questo convegno attaccare le fondamenta del welfare e le fondamenta di un indirizzo. Credo che siamo in una situazione, e non intendo attaccare il lavoro del pubblico, perché ho lavorato nel pubblico per 10 anni, adesso lavoro per un privato sociale che voglio trasformare in una fondazione. Intendo dire, siamo in una situazione del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, non credo che abbiamo interesse a bisticciare su questo fatto, perché anche tu mi sembra che nel tuo intervento presenti molte criticità. Credo che dovremmo, rispettando delle fondazioni, come in un edificio, in una metafora edilizia, le fondazioni io non ho dubbi che sono piuttosto sane. Però abbiamo ancora molto da costruire. Solo, ecco, non credo che ci sia da parte di nessuno un'intenzione di pubblicizzare il privato, attaccare il pubblico, eccetera. Abbiamo ancora tante cose da costruire, ecco. Solo. Vabbè, ma quello è un caso, fagli un trattamento sanitario obbligatorio se riesci ad acchiapparlo, perché... Allora, ci sono state varie testimonianze di vario tipo, hanno toccato questioni di organizzazione e hanno sfiorato, dobbiamo dire, questioni politiche di fondo. Il punto è che la questione centrale della formazione di quelli che sono gli operatori della salute mentale è rimasta, e qui è responsabilità collettiva
da questo punto di vista non può essere scaricata solamente sulla università e sulle carenze dell'università, quella che è stata chiamata da Federico Bertoni la cultura in scatola. Abbiamo accettato a tutt'oggi la cultura degli ECM, facendo finta di crederci. E quindi una cultura basata sulla informazione, che significa il passaggio, per come oggi la trasmissione culturale, quindi dalla produzione di sapere alla informazione, è un percorso che ci ha fatto passare dalla libertà di pensiero alla libertà dal pensiero. Questo è un punto centrale che andrebbe affrontato al di là della micro o macro soluzioni organizzative che ciascuno nel proprio piccolo territorio cerca di attuare. Quindi una riflessione critica su una elite di potere che ha avuto l'illusione di avere potere politico in maniera senza critica, per cui si è sgonfiato in pochi anni il famoso discorso del potere intellettuale sulla psichiatria, è finito nel giro di 5 anni la realtà della situazione psichiatrica. Era stato bypassato il problema della formazione, che rimane un problema centrale, e quindi si è passati tristemente da quella che era un'elite di potere piena di illusioni a quella che oggi è un'elite senza potere, ma rimane elite. C'è sempre qualcuno che parla in nome di una grande massa di operatori, che è importantissima nel nostro mestiere, perché è un mestiere a bassa proceduralizzazione e quindi con un alto tasso di decisione periferica sul momento da parte dell'operatore. E su questa base si riproduce quello che avevo già segnalato 30 anni fa a un convegno organizzato da Vittorio Volterra qui a Bologna, in cui segnalavo come c'era il doppio filone, quelli che parlavano ai convegni e quelli che invece concretamente nella realtà quotidiana pigliavano decisioni sul momento con un alto tasso di incertezza decisionale che gli veniva ribaltata contro come poca informazione, anziché come lo strumento clinico per eccellenza del nostro mestiere, che va tesaurizzato. E su questo piano la carenza c'è a tutti i livelli, perché sul piano della stessa sindacalizzazione del nostro mestiere abbiamo tollerato l'ignominia degli ECM, abbiamo tollerato, come sono oltretutto in Italia, quindi questa falsificazione della cosiddetta formazione continua. E quindi questo istituzionalizzare il cosiddetto training come tale procedurale rispetto alla formazione di persone. E le persone devono giocarsi la loro partita nella solitudine tecnica. Questo è il discorso centrale. Ed era anche l'editoriale con cui nel 67 è nata Psicoterapia Scienziomani. Per noi quello è stato un punto centrale. Poi volevo concludere sul cosiddetto futuro, ve l'avevo preannunciato. C'è una ricerca di 2 economisti inglesi, Frey Osborne e Osborne di Oxford, sui destini della professione in rapporto alla robotizzazione. E mostrano, ho qui uno scritto che le ricorda, di come e di quanto resisteranno alla computerizzazione le professioni odierne. Hanno analizzato 722 professioni, ecco, e in pratica le prime 6 occupazioni che secondo loro prevarranno sono terapeuti ricreativi, supervisori, meccanici,
installatori e riparatori, dirigenti di attività di emergenza, operatori sociali nel campo della salute mentale e audiologi. Nella classifica, le professioni più rare saranno assicuratori, tecnici matematici, sarti, notai e commercialisti, addetti ai call center. Ci saranno meno chirurgi e più coreografi. Quindi scompaiono, questo discorso conduce alla scomparsa della classe media che ha goduto delle occupazioni differenziate, che sono tutte sostituibili con la robotizzazione, che viene oltretutto già adoperata in termini di realtà virtuale, nei tentativi di curare con la stimolazione cerebrale, diciamo, in situazioni di tossicodipendenza. C'è stato un convegno anche in Italia da poco su questo punto qui. Allora, tutto questo, ci siamo sempre lamentati di come l'orientamento italiano era nella direzione della neurologia. Proviamo a vedere adesso qual è stata la torsione dell'ambito psicologico, che da un lato, a partenza dalle concezioni psicodinamiche, è andata nella direzione del cognitivismo e di un cognitivismo non soltanto di ricerca, ma anche sul piano di proceduralismo terapeutico, da un lato, e su questa base e in questa, diciamo, torsione trova il collegamento strettissimo con chi? Col ritorno del neurone, il fatto del neurone specchio, queste storie in cui il neurone ci dice, sapete, si può vedere, dice che quando la persona si arrabbia il neurone diventa tutto rosso, no? Quindi la cultura del neurone che si salda a questo punto è esattamente il ritorno della psichiatria neurologica, ed è quella che viene accettata da un gruppo, diciamo, rispettabilissimo di ricercatori che man mano si rendono conto di certi meccanismi, come predicazione però, e questo è il punto della formazione, piena di culture di predicazione, di parallelismi, di pluralismi di predicazione, di tolleranze parallele, che comportano appunto la predicazione di migliaia di persone che godono pensando che il neurone dimostra che aveva ragione l'empatia. E quindi su questa base, grazie al neurone, siamo tornati alla neurologia psichiatrica in maniera diffusa, soffusa, senza rendersene conto. E continuiamo a dire che la psichiatria italiana era viziata da una postazione neurologica. Adesso in questo campo, diciamo, è importantissimo, perché dato che si tratta in sostanza di redistribuzione dei poteri, l'ordine dei medici adesso, sia quello nazionale sia quelli locali, sta convocando gli stati generali della medicina sulla base di ben 300 pagine scritte da Ivan Cavicchi, che cerca di alfabetizzare i medici sulla comprensione del loro ruolo e della dimensione sociale in cui si muovono, e per contare al tavolo della redistribuzione dei poteri. Cose simili cerca di fare, diciamo, l'organizzazione psicologica, che ormai è invischiata a tuttora nella lotta con i counselor, eccetera. Ma a questo punto, se sopravviveranno queste professioni, no? Quello che avevo chiamato prima il destino dell'angoscia, vedrà che ci sarà sempre più bisogno di assistenza nel senso di badanti della salute mentale, e quindi il nostro destino è assicurato come sopravvivenza di professioni secondarie a basso costo. E tanti auguri.
tanti auguri. Cosa, direi di chiudere qua, cosa dite? No, ok. Well, I find myself very stimulated by so many points, at so many sono stato stimolato da tanti punti. Levels of thinking here. Tanti aspetti. I perhaps want to make just one point and it forse cannot be a response to everybody. Non posso reagire a tutte le cose che ho sentito, ma lasciatemi fare un solo punto. I think I agree with Gallis last what he was saying. Penso che sono d'accordo con le ultime cose che ha detto Galli sul bisogno di un pensiero critico and questioning that produces thought rather than answers which fare domande che producono pensieri piuttosto che dare risposte dirette. I suppose one of my thoughts is that I use the word community and that this has a rather different meaning in Italy. Uno dei problemi è che ho usato la parola comunità, però che ha diversi significati in Italia, ha un significato diverso che dell'Inghilterra. But I think we probably are all talking about the social processes that go on. Penso che tutti parlavamo dei processi sociali che succedono. And I wanted to come back to the point and emphasize that ma voglio ribadire che people are required in a social setting to occupy particular roles in society. In un setting sociale gli individui vengono richiesti di occupare un certo ruolo nella società. Which are supposed to become the identity of the individual. Che costituisce l'identità delle persone. And unfortunately, it seems to me. Purtroppo mi sembra. That human beings are of a nature that they allow themselves to be. Che gli esseri umani hanno una natura che permette a loro di essere. To be socially constructed in this way. Costruiti socialmente in questo modo. And my interest has been, mio interesse è stato thinking about this issue right now as my one of my particular interests. What is it about human beings that allow them? L'interesse che mi ha preso molto in questi anni e mi preoccupa sulla natura umana. Allow themselves to be constricted into a gli esseri umani permettono, lasciano che vengano costretti in un ruolo sociale. And I don't have time to refer to say very much. Non ho tempo di dire molto. Only to refer you to a couple of things which have particularly interested me. Vi riferisco, vi invio, diciamo, ad altre cose che mi hanno interessato. And I suppose both of them go back to my earlier interest in left-wing ideas. A long time ago, when I first met Galli in the 1980s. Mi si riferisco tanti anni fa quando ero interessato alle idee di sinistra e quando incontrai Galli tanti anni fa. But particularly connected with the idea of the social construction of what a person is. Collegati all'idea che sì, che la costruzione sociale di quello che è una persona. Which is an issue developed first of all by Karl Marx and the idea of labor process. L'idea sviluppata prima da Karl Marx, i processi lavorativi che costituiscono l'identità. Is labor process familiar? No, non è, usiamo un'altra parola noi. Comunque il concetto è quello lì. Comes from very early Marx. Deriva dal primo Marx. When he was interested in the psychology of industrial production. Quando era interessato alla psicologia della produzione industriale. And very simply, the idea is. Molto semplicemente l'idea è questa. A worker in a factory sells himself rather than his product. Il lavoro nella fabbrica vende se stesso piuttosto che il prodotto. And when he produces something in a factory, it belongs not to him,
quando quello che viene prodotto, nella fabbrica non appartiene al lavoratore ma alla fabbrica stessa. And this is Marx's idea of alienation. Questo è il concetto di alienazione in Marx. That a person can be alienated. Una persona può essere alienata from a part of himself. Da una parte di se stesso. This was taken up much later in the 1980s. Negli anni 80 è stato ripreso questo concetto. By somebody in the United States called Frank Braverman, who described. Da un autore americano. Frank Braverman, che ha descritto questo processo in modern production processes. In modern production processes. I processi di produzione moderni. Now, like Galli was saying, everything that's thought now has been thought before. Galli dice sempre, quello che viene scoperto oggi è stato già detto molti anni prima. I think this is an interesting way of understanding how un modo interessante questo di comprendere come le persone how people now occupy roles come la gente oggi occupi dei ruoli and allow themselves to occupy roles permettono a se stessi di occupare ruoli through this kind of relationship with their work attraverso questo rapporto che loro hanno con il loro lavoro. I think this also applies to the process of a patient of a person becoming. Si applica anche a una persona quando diventa una paziente, un paziente. That they give over a large part of their identity. E loro abbandonano una grande parte della loro identità. And become the identity of a patient. Diventano, acquisiscono l'identità di paziente. Whereas the staff who are treating the patient take over the role of the person who treats. Dove lo staff che cura il paziente prendono il ruolo di quelli che lo trattano. So you get a perfect fit, but the people are distorted. Quindi vedete un perfetto incastro, ma le persone sono distorte. Well, something similar happens perhaps in a meeting where the people at the desk speak and have all the thoughts and the people in the audience have a role of being responders. Magari accade anche qui qualcosa del genere dove gli oratori hanno un pensiero e gli altri rispondono. And I think this is an important aspect of human beings that we can give up part of our person. Forse questo è un aspetto importante della natura umana dove noi accettiamo qualcosa di noi stessi. In order to occupy scopo di occupare un ruolo, whether that's in the family, in society, poi nella famiglia, nella società, work, al lavoro, or as a patient. O come pazienti. Galli vuole finire dicendo una cosa. Sì, sì. Due parole finali di ringraziamento a Bob Jung, non solo per la presenza qui oggi, ma per la presenza che ha avuto nel corso della storia di tutto quello che è l'aspetto psicodinamico della psichiatria, l'aspetto di quella che è stata chiamata la psicologia del profondo e di come questa incide in psichiatria. Noi ci siamo incontrati, e con questo lo saluto, a Zurigo. Io pensavo fosse Vienna nel 71, invece era Zurigo nell'86, nel quadro delle riunioni di Platform. Avevo parlato prima dell'analista mumia, della mumia Riddens. Lui era con Bob Jung, un collega con cui hanno fatto diverse cose, proprio pubblicazioni, serie di pubblicazioni, eccetera. Bob Jung è stato uno dei primi, se non il primo, a impostare il discorso psichiatrico via web come psicomedia in Italia o polit, no? Bene, e c'era ancora questo mito dell'analista mummia e Bob raccontò di come aspettava nella sala d'attesa del suo analista ed era rimasto sconvolto dall'aspetto umano dell'analista, perché dato che c'era la toiletta lì vicino aveva sentito un enorme peto rimbombare e rimase scioccato.
da questo qualche cosa che anche l'analista poteva fare rumore, ci portò questa sua testimonianza nel 1986. Quindi con questo rimbombo nell'aria possiamo chiudere la nostra giornata umana.